deputati del centro-sinistra sono stati richiesta di fiducia a tre maxi emendamenti, per cui purtroppo ci dispiace che non ci sia questa presenza. Tutti conoscete il compagno Grandi, ci sarà occasione di fare altra iniziativa sui temi anche del lavoro. Rilievo quali sono le caratteristiche che purtroppo il governo Berlusconi ogni anno, ogni finanziario ci sta abituando. I locali, e quindi riduce la possibilità delle regioni, delle province, dei comuni di erogare in una situazione, diciamo, generale di grande formazione per la qualificazione del proprio personale interno. E noi, come AI, Associazione Italiana Formatori, riteniamo un po' presuntuosamente forse di essere portatori di qualità di formazione, e vorremmo con questa convenzione, dove i punti salienti sono fornire la nostra prestazione anche a titolo non oneroso, proprio perché è un rapporto di collaborazione tra l'amministrazione e l'AIFE, portare un contributo alla stessa struttura interna, perché si viva dal punto di vista degli amministratori, ma anche degli amministrati, i cittadini, un clima migliore, una più vicinanza tra l'ente che amministra e il cittadino amministrato. Sì, facciamo a tutto campo tutto quello che c'è nella patologia oculistica, dai trapianti ai distacchi del retina, interventi di strabismi, glaucomi, cataratte, laser, tutto quello che oggi richiede un dignitoso reparto consono con i tempi. Bisogno di te. Perché noi che celebriamo la sua nascita al cielo, io lo so che il mio Vendicatore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Salmo responsoriale. I miei occhi sono rivolti al Signore. I miei occhi sono rivolti al Signore. Ma abbiamo anche il presepe di cioccolato, che è molto bello, sia latte che fondente, o anche lo scarponcino di cioccolato, il presepe di Babbo Natale e tanti altri soggetti natalizi molto belli in cioccolato. E questo ci dà la possibilità di rendere dolce ancora più di quanto possa essere la manifestazione della MediExpo, e accogliere il cliente e la clientela che vuole venire in fiera per poter gustare tutto quello che di più si può chiedere e richiedere ad un'azienda che produce cioccolato. Ho sentito l'esigenza di fare dei ritocchi, aumentando le schede, che precedentemente erano 27, aumentando schede di cultura popolare che stanno nel panorama del racconto. Il libro non era nato come racconto, il racconto era soltanto una trama, un graspo, come succede con l'uva che tiene, per poter appendere e inserire strutturalmente i proverbi. Successivamente però è venuto fuori lentamente, come succede nello sviluppo di una volta con le fotografie, comincia ad apparire all'orizzonte invece il diagramma di una situazione culturale che naturalmente va, come dire, analizzata, pensata, perché ci fa capire quella che è la storia della cultura del nostro popolo e forse ancora del nostro tempo. Sì, sono motivi in più, anche considerando il fatto che ci sono anche i fondi regionali, che non dobbiamo dimenticare, con la 172, che permettono la nostra fuoriuscita, quindi cioè, perché non sfruttare questi fondi, che porterebbero comunque giovamento anche alle casse del consorzio. Il ricevimento della normativa europea adesso impone i biglietti che hanno stradale l'obbligo di misurare, e nel fare la rete. Noi abbiamo già con il dottore Bonmestieri previsto la possibilità di avere uno strumento mobile, sì, una stazione portabile che consente di fare queste indagini in modo tale da aiutare. Benissimo, allora, questo aspetto l'abbiamo attenzionato, e quindi c'è. Non ci ho parlato, ma non avevo disponibilità da parte del Dipartimento. Non il discorso. L'anno prossimo inizieranno i lavori dell'aeroporto di Comiso e nel 2007 saranno completati. C'è appena il tempo di mettere su un progetto di sfruttamento capillare delle enormi possibilità che darà questa grande infrastruttura, oltre al servizio e alla comodità che recherà non soltanto ai cittadini della provincia di Ragusa, ma anche in un ambito
alquanto più vasto, facendo centro a Comiso, ecco, fino a Licata per un verso e a Pachino dall'altro, ma non è soltanto una questione di servizio, diceva, è anche una questione di ricchezza e di produttività. Il piano, tengo a precisare, che ha valenza annuale, e va ad integrato col piano regionale, che è poi lo strumento ufficiale che gestirà tutti i rifiuti speciali, e nello stesso tempo affronta le emergenze. Noi abbiamo delle emergenze, di cui la più diciamo, conosciuta, la più evidente, è quella degli inerti. Quindi il problema grosso è quello degli inerti, quello dello stoccaggio dei rifiuti speciali, pericolosi e non, che oggi sono un'emergenza. Siccome il piano non ha una validità, ha diciamo, una visione di 12 mesi, quindi le emergenze sono queste e affronterà questi problemi. È stata costruita per movimentare 700.000 tonnellate di merci. Oggi questa struttura ne movimenta all'incirca 1 milione di tonnellate di merci, quindi siamo arrivati al top. E c'è la necessità improcrastinabile di ampliare questa struttura per aumentare i traffici, perché ci sono tutte le possibilità. Voglio ricordare che il porto di Pozzallo si trova nel centro del Mediterraneo, e nel centro di quel mare che nel 2010 sarà area di libero scambio, quindi abbiamo grandissime possibilità di avere ulteriori aumenti dei traffici. Tutto ciò è possibile se ci saranno dei finanziamenti cospicui nel prossimo futuro. Porto di Pozzallo è un porto regionale. Noi vogliamo che questa struttura sia invece una struttura che dipenda dal governo italiano. Che il referto dell'arbitro è un referto assurdo, un referto che non corrisponde alla realtà dei fatti accaduti, e di questo l'arbitro, almeno per quanto mi riguarda personalmente, ne dovrà corrispondere in tutte le sedi, civili, penali, in tutte le sedi dove è possibile intervenire. Io lo farò con uno dei migliori legali d'Italia, perché l'arbitro ha fatto un danno grossissimo, ha scritto delle falsità, e di queste falsità lui ne dovrà corrispondere. Se questo torneo sarà fatto, noi parteciperemo come scuola, come IDSET Maiorana di Ragusa, sempre, perché ci crediamo in questa campagna e siamo solidali con quelli che fanno questa attività e ci credono veramente come noi ci crediamo d'altro canto. Beh, penso che lo sport sia fatto soprattutto per divertirsi. Se uno si dopa, lo sport non ha significato, non arriva a trasmettere comunque il divertimento anche a chi osserva. Alla fine non è una prova di competizione, ma è solo partecipare, come diceva il professore. È una mini olimpiade che facciamo, ripeto, ogni anno. Abbiamo iniziato, come avete visto domenica, con una podistica molto partecipata, con anche molta gente da fuori e tecnicamente molto valida. E adesso è il momento dedicato alle scuole. Oggi stiamo facendo la finale del torneo degli istituti superiori, sia di calcetto sia di volley, come avete visto. Purtroppo il mese di aprile è un po' troppo inflazionato, perché è pienissimo di impegni, ci sono sia gli giochi studenteschi sia i tornei. Di riuscire a trovare un ritaglio per questa manifestazione è stato difficile, però devo dire che le scuole sono state sensibili a questo slogan, perché ripeto, questo non è un torneo in cui si entra nella storia, cioè è un torneo solo per portare avanti lo slogan, un buon torneo di prevenzione. C'è stata un'intesa, direi, fra i medici e gli amministratori che ha permesso oggi di elevare il livello culturale, assistenziale e conoscitivo di problematiche che oggi sono veramente drammatiche e che fanno parte di quel sommerso di cui noi ancora dobbiamo occuparci. La mortalità improvvisa la conosciamo solo per l'aspetto ospedaliero, mentre invece noi sappiamo che la maggior parte della gente ancora muore improvvisamente fuori dall'ospedale. In Sicilia noi oggi registriamo circa 15.000 infarti l'anno. 8.000 di questi purtroppo non riesce a uscire dall'ospedale, nel senso che decedono. In questi pazienti ne abbiamo più di 1.096 che sono pazienti oggi candidati all'impianto di un defibrillatore, secondo quelli che sono i risultati di studi importanti, quali il MEDIT2. Le risorse finanziarie a disposizione oggi della nostra sanità, una sanità che anch'essa è malata, sono molto limitate. Proprio per cercare di trovare quali possono essere i candidati ideali, cioè cosa possiamo fare per questi nostri concittadini, questi nostri conterranei,
per poterli assimilare, così come viene fatto nelle altre regioni agli standard europei, noi promuoviamo tutta questa serie di incontri. Questi incontri, oggi così ben organizzati dal collega Spadola e dal collega Pigione di Ragusa, servono a confrontarci fra operatori della sanità, cardiologi interventisti, cardiologi ospedalieri, cardiologi del territorio, ma anche medici, medici del pronto soccorso, medici di medicina generale.